presidente della Toscana Gianni ha illustrato in consiglio regionale il quadro complesso delle azioni già in corso e degli interventi da programmare inerente all'alluvione del 2 novembre scorso, illustrazione seguita poi da un dibattito fra tutte le forze politiche presenti. Ancora l'emergenza non è finita, l'emergenza la viviamo a Montale, dove l'Agna fino a stamani rilasciava all'esterno la propria acqua e che grazie all'intervento molto forte del genio civile che abbiamo disposto ha visto stasera riassettare gli argini. La vediamo a San Piero a Ponti nel comune di Campi, dove ancora sono difficilmente raggiungibili alcuni punti. La viviamo a Campi, dove indubbiamente ci sono tante zone nelle quali ancora deve essere tolta dagli scantinati, dai seminterrati, l'acqua e le chiami. Lo vediamo nelle tante aziende che stanno facendo un lavoro durissimo di risistemazione, ripulitura, ricerca di ripartenza, spesso con le lacrime agli occhi. Ecco che io ho cercato di spiegare come questo evento sia stato determinato da precipitazioni così forti che non c'erano state nella concentrazione delle 6-7 ore nemmeno il 4 novembre del 1966, il giorno dell'alluvione di Firenze. E queste precipitazioni così forti si sono sviluppate in un territorio così ampio che ha visto 5 province della Toscana coinvolte, che ha visto per morire 8 persone. Oggi le emergenze sono quelle di chi sta lì nel fango, sono quelle dello smaltimento dei rifiuti, sono quelle dello smaltimento dei liquami, degli spuri. Sono quelle di ricostruire il tessuto da parte del nostro genio civile, delle nostre operatività sulle strade, sulle piazze, sugli argini dei fiumi, sui ponti. Ecco che da commissario mi sento di ringraziare tutto il volontariato organizzato, le forze dell'ordine, coloro che tecnici della protezione civile e dei vari settori o membri dalle colonne mobili che vengono dalle varie regioni si stanno impegnando e si stanno dando da fare proprio perché dall'emergenza si passi alla ricostruzione con una Toscana che sappia ripartire come è nel nostro carattere, nella nostra forza. Ora quello che dobbiamo fare è individuare i comuni maggiormente colpiti, rendere agenti operativi del commissario, del sottoscritto, i sindaci di questi comuni che devono provvedere a fare la ricognizione dei danni alle persone e alle imprese. Dopo questo elenco noi possiamo incominciare a passare la liquidazione delle prime risorse per poter risarcire coloro che hanno avuto danni alle case, alle abitazioni, e alle imprese, ai laboratori, ai luoghi dove si lavora. Difficile quantificare ad oggi i danni effettivi causati dall'alluvione, dicono dal Partito Democratico, ma faremo tutto il necessario perché tutte le persone e le aziende colpite possano quanto prima tornare alla cosiddetta normalità. Noi già ci domandiamo quali siano intanto le misure e come con la Regione possiamo dare una mano. Ovviamente è inevitabile chiedere al Governo aiuti sostanziosi che possano aiutare sia le famiglie sia le imprese a ripartire, quindi anche un messaggio di speranza, di aiuto e di vicinanza. La prima cosa è il cordoglio alle famiglie che hanno perso i propri cari, abbiamo saputo poco fa della notizia del ritrovamento dell'ottava vittima e quindi ci stringiamo davvero a fianco di queste famiglie. Noi proviamo a dare una mano come Regione Toscana, è già stato annunciato anche il congelamento dei mutui, la sospensione delle bollette. Poi c'è bisogno di liquidità per le imprese, quindi di far ripartire le imprese che hanno bisogno in questo momento di liquidità per riprendersi, ci sarà bisogno di ristori per le famiglie. Il governo ha annunciato nella parte dell'export alcuni finanziamenti, 100 milioni da subito e 200 milioni per quanto riguarda la parte degli incentivi per i finanziamenti. È evidente che questa è una piccola cosa, ma dovremo lavorare per tutto il comparto, non solo export, ma per tutte le aziende. Ancora è difficile fare una quantificazione dei danni, si parla oltre di 2 miliardi, nelle prossime ore avremo un quadro più preciso e riusciremo anche a definire come Regione cosa chiedere al Governo e come la Regione Toscana può dare una mano e mettere in campo, oltre a quello che già stiamo facendo, altre risorse. Molte le cause che potrebbero aver portato a questo disastro affermano dalla Lega, che sottolinea come nella terza variazione di bilancio sarà obbligo destinare la maggior parte delle risorse a questa emergenza. È arrivato anche il momento della responsabilità della politica, non si può continuare a dire che tutto dipende dalle calamità naturali, dal cambio climatico e dalle variazioni del clima. Oggi sicuramente il problema c'è e va affrontato, però ci sono anche tanti problemi inerenti alla gestione del territorio.
Pensiamo appunto alla manutenzione ordinaria e straordinaria per quanto riguarda i consorzi di bonifica, un ente che purtroppo più volte abbiamo denunciato che ha le risorse limitate, che non ha possibilità di fare interventi infrastrutturali importanti come casse di espansione, di esondazione in tutta la Toscana. Sono tantissimi milioni che ci sono ancora oggi nei bilanci anche da parte del governo centrale, non nel governo ultimo di centrodestra, ma anche nei governi precedenti, che non sono stati spesi dalla regione toscana per investimenti sul rischio idrogeologico. E non possiamo nasconderci che sicuramente delle problematiche anche su questo tema, sulla pulizia, sul decoro urbano, sull'attenzione ai territori, anche da parte di alcuni enti locali, non ci sono stati. E non possiamo nasconderci anche su quella che è la cosiddetta legge Marzon, la legge 65 della regione toscana, che ha avuto tantissime modifiche appunto dal Partito Democratico negli anni e che ha previsto un importante consumo di suolo anche in aree dove forse era meglio non costruire. Ora la maggior parte dei soldi della regione toscana nella terza variazione di bilancio debbono, e è un obbligo morale ma soprattutto politico, destinarli agli alluvionati, alle aziende, ai cittadini che hanno subito da queste alluvioni ingenti danni, a cui dobbiamo dare come regione toscana una prima risposta. Fratelli d'Italia poi chiede di istituire una commissione d'inchiesta perché la verità su quanto accaduto possa venire quanto prima a galla. In questi giorni abbiamo incontrato, sentito, ascoltato decine e decine di toscani che ci rivolgono tantissime domande, qualcuno in tono dismesso, qualcuno in tono disperato, tanti giustamente in tono arrabbiato. Ci chiedono se avremmo potuto fare di più, se la Regione Toscana ha fatto tutto quello che era nelle proprie corde per evitare questo disastro. Ci chiedono se il consorzio di bonifica a cui si pagano i tributi ha fatto il proprio dovere, se la protezione civile è stata coordinata bene, se sono stati fatti i soccorsi in tempo celere. Tutte domande giustissime che abbiamo scelto di non affrontare in questo momento, ma io ci metto la faccia e spero non solo io, ma spero che lo voglia fare tutto il Consiglio regionale. Finita l'emergenza, noi abbiamo il dovere di stabilire, di istituire una commissione di inchiesta regionale su quanto è accaduto, non per fare la caccia alle streghe, non per cercare i colpevoli, quello lo fanno altri. Il nostro compito è quello di cercare la verità. Anche per Forza Italia è il momento di agire, portando aiuti, ma anche portando a galla la verità su quanto accaduto con eventuali responsabilità. Chiederemo che l'avanzo d'amministrazione del Consiglio regionale vada nella direzione dell'aiuto delle imprese e delle famiglie e dei territori colpiti. Io sono convinto che dobbiamo fare un approfondimento, sono altrettanto convinto e firmerò quando il Presidente Torselli ce la porterà alla commissione d'inchiesta, perché i cittadini, non la politica, ha bisogno di avere risposte, ha bisogno di capire se nella cinghia di trasmissione qualcuno ha commesso degli errori. Molte le risorse e il personale necessario per la ricostruzione, affermano da Italia Viva, che sottolinea come sia anche importante che lo Stato capisca l'entità del problema. Serve oggettivamente che lo Stato, quanto Stato, comprenda l'entità della portata, che va oltre il numero delle vittime, va oltre il numero dei danni subiti, è una dimensione che supera anche quello che magari a Roma viene percepito. Gianni in questo momento deve occuparsi insieme alla nostra protezione civile della fase emergenziale. Io starei a quello che deve essere fatto nelle prime ore, conosco bene quello che deve essere fatto, sono stato un amministratore, ho vissuto situazioni similari, è il momento in cui non servono le polemiche, serve avere lucidità nell'organizzare in maniera tempestiva le cose da fare, ma serve avere tanta forza lavoro a disposizione, serve il volontariato, ma servono anche strumenti, aziende, esercito da poter governare, perché ovviamente l'intervento va fatto su un'area molto ampia, è su questo che dobbiamo concentrarsi in queste ore. Illustrazione del Presidente Gianni, che per il Movimento 5 Stelle risulta assolutamente insufficiente. Avremmo desiderato avere dati maggiori su che cosa è stato fatto, quante famiglie sono state senza energia elettrica, come sono stati risolti i problemi, quando sono stati risolti, insomma dettagli maggiori su quello che è stato fatto. Non li abbiamo avuti, però riceviamo costantemente dai territori colpiti notizie che non sono rassicuranti. L'emergenza è ancora in atto. Non più tardi di ieri sera alle 10 io ero al telefono col vicepresidente del Consiglio Comunale di Campi che mi
diceva che esiste un solo sito di stoccaggio per i rifiuti che vede lunghe file di camion in attesa. Di questo passo ci vorranno mesi per poter portare via quella montagna di rifiuti. Problemi organizzativi che fanno capire che c'è qualcosa che non funziona nella catena di comando, e sinceramente spero sia la volta buona, che ci sia un'inversione di rotta sullo sfruttamento del suolo, sul contrasto al cambiamento climatico, sulla transizione energetica, che sono le cause vere di quello che sta succedendo. Perché non vengono stanziati adeguati finanziamenti per rinforzare gli argini? Il dissesto idrogeologico viene sempre considerato la cenerentola di tutti i bilanci. Questa è una cosa che deve essere cambiata, e soprattutto deve essere cambiato l'approccio con cui si fa pianificazione urbanistica laddove la si fa, perché spesso non c'è pianificazione urbanistica, e questo è il grande problema che deve essere risolto. E a termine del dibattito sui gravi eventi atmosferici che hanno colpito vasti territori della Toscana, il Consiglio regionale approva con voto unanime una serie di atti di indirizzo presentati da singoli gruppi sia della maggioranza che dell'opposizione. Si parla di comunicazione che in questo momento è molto fondamentale. Continua con lo scopo di farsi conoscere e far conoscere le proprie attività nelle realtà territoriali della regione l'iniziativa Coricom Tour, che porta appunto il Comitato Regionale per le Comunicazioni in viaggio nelle province italiane. Il Coricom, sottolinea il presidente Meacci, è un organismo importante con molte funzioni significative che però non sempre sono conosciute, e da questa consapevolezza è nata proprio l'idea del tour. Un tour informativo, questa è la seconda tappa di un Coricom Tour, come l'abbiamo chiamata. Giriamo tutta la Toscana, tutte le città capoluogo, per mettere al corrente la comunità toscana, i cittadini, le istituzioni, le imprese, le varie associazioni di quelle che sono le funzioni del Corecom. Un organismo importante che ha molte funzioni significative, però non sempre conosciute. Noi vogliamo mettere al corrente perché ci sono anche elementi di informazione sia rispetto ai mezzi di comunicazione, ma anche rispetto ai singoli cittadini, alle persone, alla comunità nel suo complesso. Penso per esempio a tutto il tema delle controversie sulle utenze telefoniche. Il Corecom svolge un ruolo anche di conciliazione a titolo gratuito tra il cittadino e i gestori delle telecomunicazioni, per cui abbiamo anche una serie di servizi che possono essere di utilità pratica nei confronti del cittadino. Al tempo stesso abbiamo anche tanti progetti ormai consolidati da anni che vogliamo consolidare e sviluppare ulteriormente. Penso per esempio al patentino digitale, che è un progetto che si rivolge ai ragazzi delle prime medie della Toscana, che serve a dare competenze digitali, a navigare in modo consapevole, il più possibile sicuro, dentro i social, dentro la rete. E proprio il 4 dicembre faremo il primo patentino day all'Istituto degli Innocenti, che sarà un'occasione per restituire anche alla comunità toscana quelle che sono i risultati e anche le cose da migliorare in questo senso. E poi abbiamo tanti elementi di incentivazione delle buone pratiche di comunicazione. Penso per esempio ai bandi che facciamo per promuovere le migliori campagne sociali, per valorizzare i migliori video rispetto a determinate campagne, al discorso che premiamo tutti gli anni le migliori tesi di laurea in comunicazione, e poi facciamo anche il comunicatore dell'anno, che serve in qualche modo a dare appunto un significato complessivo ai tanti, e sono tanti, che lavorano e operano in Toscana in questo campo. Il Corecom ha intenzione di farsi conoscere sempre di più in materia di comunicazioni, oltre a tutte le varie iniziative che ha detto il Presidente, sono allo studio anche dei convegni con tutti i media locali, anche con Agicom nazionale. Insomma, cerchiamo di portare sempre più a conoscenza i cittadini di quello che è il Corecom, per fare in modo che sia un organismo che davvero può aiutare, può informare e può anche in qualche modo, soprattutto per quello che riguarda i giovani, insegnare quello che sono i nuovi media.